perdendo il tuo equilibrio. Avevi visto qualcuno prima? Ho visto Brial, il tecnico della Slovenia, credo, perché era lui che consigliava il corridore. Oppure un Tosia, ma mi sembra che sia Aubry che ha avuto meno fortuna di quanto aveva meritato. Forse c'è stato un accanimento contro di lui, personaggio sicuramente estroso, però è personaggio che invece poteva far del bene alla popolarizzazione del ciclismo ciclista. Ah, io ne sono convinto, quello che ha dato Aubry, l'interesse che ha dato questo ragazzo al ciclismo ciclista è stato stupendo, non indifferente. Creava la curiosità di tutti, pertanto la gente, l'ho visto nelle piste italiane, a Crema, a Forlì, pieno, 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 proprio per vedere questo ragazzo che diceva che ha fatto una bicicletta con i residui di della una lavatrice della lavatrice a mamma. mano. Cioè, però lui. Beh, eppure qualcosa hanno iniziato a Palermo a creargli queste situazioni, che poi da quella posizione Si sono. parla anche, Mario, ed è molto probabile, di una rivalità interna, cioè mentre Aubry è sempre stato un po' fuori dalla federazione britannica, a differenza Chris Borman invece era quello Due che. record mondiali. Però io l'ho visto insieme, erano amici, non creavano molto. Anche l'America ha cambiato, non c'è più il vecchio chilometrista che arrivava secondo alle Olimpiadi, vediamo questo giovane, vediamo insieme. Sky Christopherson è il giovane statunitense che gareggia appunto per gli Stati Uniti. Qui, come si diceva prima, ogni nazione può schierare soltanto un atleta. Ovviamente il campione del mondo fa gara a sé. Quindi avremo due australiani, ma soltanto perché c'è Kelly, il campione del mondo in carica. E quindi ogni nazione deve scegliere il suo, dicevamo prima che l'Italia ha scelto nessuno perché in questo momento non c'è nessun atleta iscritto. Questa è una specialità, io credo che sia la più dura per quanto riguarda il ciclismo, come i 400 metri dell'atletica o gli 800 metri, cioè corri senza riferimenti né dell'avversario né cronometrici, pertanto tu devi dare tutto dall'inizio alla fine. Dopo 300-400 metri sei già in acido lattico, completamente, pertanto devi andare avanti con la forza, la grinta, la volontà, proprio, è inumano lo sforzo. L'americano è andato molto bene. Concluso la prova Sky Christopherson. Non so il tempo, ma la posizione Erano e la l'ultimo subito. frequenza è stata importante. Il tempo non lo so, ma è andato molto bene. Atleta interessante, nuovo. 1, 4 e 950 è il miglior tempo finora. 1. Think at the moment he keeps this up. Let's see what his time's going to be. Yeah, it could be that we've got this fellow close to 1:04 at the moment. No, going slow now. 1:05 it could be. On the belt. Oh, my timing must be a bit out. He's certainly going to be inside that 1:05, I think, but I don't think he's going to get the 0:04.950. That's our fastest we got so far, but he's going to be pretty close to that one. Well, he's rocking a bit. Oh, cheers, he's inside. I've got 1:03.40 down here. He came good towards the end. And
Wait for confirmation. Yes, it is. The fastest so far, 03519. I suggested that might be a good one to look out for all levels. It's, you know, mountain biking or road racing or track racing. Russell, they've got so much strength. Yep, but they came to Manchester. They're all full of praise to the Manchester track because they don't have this. I don't think they've got a... La pendenza. Bellissimo questo atleta. La scuola francese ancora una volta riesce a trovare dei grandissimi chilometristi. E si diceva Italia, Francia e Australia, ovviamente globalmente le nazioni che dovrebbero fare un po' la parte del leone in questo mondiale di Perth. Però ci sono possibili anche degli inserimenti interessanti, la Russia per esempio, comunque ecco la Germania, è il caso di Stefan Niemke, è proprio il tedesco che sta per partire ora. È andato molto forte la Coppa del Mondo in Italia, Fiorenzuola, è un giovane partito male, si è saltato prima, è rimasto bloccato dai bloccaggi, un gioco di parole, del meccanismo della pedaliera. Anche questo ragazzo è stato campione del mondo junior, impostato molto bene, tutto in avanti la scuola tedesca. Una scuola tedesca di impostazione occidentale o orientale? Ora con la Germania unita prevale la scuola dell'ex DDR? La scuola rimane la stessa, ma anche gli atleti, perché tranne un ragazzo che credo parteciperà alla velocità, tutti sono della ex Germania. Proprio c'è una cultura germana di DR, c'è una cultura proprio ancora nel ciclismo, c'è la scuola di Cottbus, una cittadina di 40.000 abitanti che ha 14 campioni del mondo, insomma, questa è una realtà. Bellissimo comunque il finale di questa atleta, non so il tempo, ma è andato abbastanza bene. Stefan Niemke dunque, il tedesco che ha concluso la sua prova della chilometro del fermo, 1.3.470, è meglio? Miglior tempo. 1.3.470, dunque Niemke supera Tournant. Miglior tempo dunque finora proprio per Niemke davanti a Tournant, e poi al terzo posto abbiamo lo statunitense Kai Kristofferson. Questa la situazione. Ora avremo una brevissima pausa pubblicitaria e torneremo subito dopo. Questo è il giapponese che è arrivato terzo ai campionati del mondo di Manchester. È un ragazzo giovane, 23 anni. Si è caricato alla maniera degli antichi guerrieri. Benissimo, molto bello la partenza, che sposta il busto in avanti nel momento che parte. Questo è una partenza lanciata quasi. Ah, il busto sbandata. In questo momento molto bene, molto bene. Ecco, si allarga troppo, però è composto l'atleta, si allarga bene, mo stringe. Ondeggia meno con il corpo, con le spalle. Però le frequenze sono alte, cioè pedala ancora molto bene. Peccato che non ci sono i tempi parziali, non si vedono. Ultimi 250 metri per Jumonji. È comunque lotta, lotta per la medaglia, non so quale, ma ha tenuto bene. Quattro 659.
è il terzo tempo per ora.